ecco la nuova era. Gli anelli di cipolla sono un antipasto croccante e amato in tutto il mondo. Ecco come realizzarli con un tocco italiano, aggiungendo ad esempio del parmigiano grattugiato all'impasto per un sapore ancora più gustoso. Ingredienti: 2 cipolle grandi, 120 g di farina 00, 2 uova, 100 ml di latte, 50 g di parmigiano grattugiato, pan grattato, sale, pepe, olio per friggere. Prepara una pastella mescolando in una ciotola la farina, le uova e il latte. Aggiungi il parmigiano, un pizzico di sale e di pepe, mescolando fino ad ottenere un composto omogeneo. Passa ogni anello di cipolla nella pastella, assicurandoti che sia ben coperto, e poi nel pan grattato, facendo aderire bene l'impanatura. Scalda abbondante olio in una padella, e quando ha raggiunto la temperatura adatta, immergi gli anelli di cipolla. Friggi gli anelli fino a quando non saranno dorati e croccanti. Poi toglili dall'olio e mettili su carta assorbente per rimuovere l'eccesso di grasso. Servili caldi, magari accompagnati da una salsa al pomodoro o una salsa aioli per un ulteriore tocco mediterraneo. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato e non dimenticare di visitare il nostro sito web. Gli anelli di cipolla, nell'immaginario collettivo, sono legati soprattutto alla cucina americana. Tuttavia, rielaborandoli con ingredienti come il parmigiano, ci appropriamo di questa ricetta in chiave italiana, inserendola perfettamente all'interno di un aperitivo o un antipasto nostrano. Non un passo arretriamo, la speranza dell'uomo è col cuore in mano. Oh, oh. Mi assino la marognista, non la vita, non la male lo fa.